Grande Re questa sera allo stadium, da dove viene questo momento d'oro per te? No, contento per la partita, per il gol, perché abbiamo raggiunto il primo obiettivo che avevamo. La squadra ha fatto un grandissimo primo tempo, abbiamo giocato molto bene, con grande velocità, raso terra, era difficile perché loro erano molto chiusi. E diciamo che nel secondo tempo abbiamo sofferto un po' di più, non siamo riusciti a fare quello che stavamo facendo il primo tempo, anche perché loro ci costringevano a buttare la palla, a chiuderci tutti gli spazi, però abbiamo vinto e adesso guardiamo avanti. Avevamo intuito già da quello stop che era una grande serata per te, poi un gol che è bello già averlo immaginato, no? Ancora prima forse di averlo realizzato, un'esultanza importante, ce la racconti? Sì, la punizione Miralem, dopo scherzando dentro spogliato il primo tempo, mi diceva di calciarla a raso terra perché c'erano tanti uomini. Ho detto, per un raso terra me la prendono, quindi preferisco alzarla. E dopo mi diceva, meno male che non mi hai fatto caso. E poi l'esultanza per la mia ragazza, perché avevamo visto un film, è stato un segno di amore. Le ho detto che se facevo gol lo facevo per lei, quindi è venuto bene. L'avevi predetto anche a Demiral, che si è andato a salutare? Sì, perché lui era dal Milan che mi diceva che questa partita segna anche con l'Atalanta e deve venire a festeggiare con me. Le altre non sono andate, quindi le ho detto dai, se faccio gol vengo con te. Senti Paolo, lo chiederemo anche al mister ovviamente, ma un momento come quello che stai vivendo tu, insomma, è davvero difficile non tenerti fuori. Come si continua a conciliare questo ticket con Gonzalo? Ecco, diventa dura per te? No, poi è una decisione ovviamente del mister, per fortuna è una bella decisione perché tutti siamo bene, tutti vogliamo dare il massimo di noi per la squadra e lo stiamo facendo bene. Gonzalo ha fatto una partita incredibile contro l'Atalanta e ovviamente oggi uno doveva stare fuori, però sapendo che quello che giocava doveva dare il massimo e quello che stava fuori rispettare le decisioni dell'allenatore e sarà così da ora in avanti ovviamente. Un gol alla Maradona, sembra un po' il tuo, lo possiamo dire? Esageriamo. Giorgio, Bobo, se avete una curiosità velocissima.